riescendo a buttare dentro un po' di carbone che mo' arriviamo alla galleria in salita. Galleria dell'Arvi si chiama. Ecco qua, ci siamo dentro. Ehi, qua già è pieno di fumo, si fatica pure a respirare. Resisti che è ancora lunga, 2 chilometri quasi. Ma perché caspita da lei? E non ce la fa, stiamo perdendo trazione. E spalla, santi Dio, spalla! Quel focolare è pieno, controlla la pressione. E al massimo! Il 3 marzo 1944, più di 600 persone morirono a bordo del treno 80-17, all'interno della Galleria delle Armi, nel territorio del comune di Balvano, in provincia di Potenza. Non morirono bruciati o straziati, persero la vita inermi e integri, senza poter lottare per la loro sopravvivenza e senza poter pregare per la salvezza delle loro anime, con i loro corpi, anche la loro tragedia fu sepolta frettolosamente. Qui si soffoca! Santa Madonna, quanto fumo! Torniamo indietro! Dai il segnale a quelli della macchina davanti e fischia su! L'ho sentita dire, so che praticamente non si erano capiti i due macchinisti, perché uno, siccome è una tratta abbastanza in salita, la macchina non ce la faceva a spingere e praticamente uno spingeva e l'altro provava a tirare, hai capito? E si sono trovati che la macchina non andava più né avanti né indietro. So che sono morte tante persone. Questa è la galleria della Trebbia, è tutta in salita. Anche quando il carbone era buono, quasi non ce la faceva. Signorina, si mette un po' d'acqua sul fazzoletto. Vedrà che respira meglio. Per favore, un cubo d'acqua, il soffoco. Aprite i vetri. No, è peggio. Io non respiro più. Oh, ma quanto dura sta galleria? Si torna fuori, qui ci sta troppo fumo. Andiamo indietro, forza. Invece tutti. Perché non si muove? La storia del treno, però una cosa che nessuno lo sapeva, cioè è stato un caso, cioè dopo 60 anni adesso c'è stato qualcuno che per celebrare il 60enario, se l'anno scorso si sono festeggiati le foibe, le fosse ardatine, tutti dopo quello, questa è uscita questa cosa, questa novità, e poi alla fine sono 500 persone in un solo incidente che non è mai successo. È lo stagio più grande d'Europa. Per farli salire in pleno merci hanno venduto il biglietto, la maggior parte era in possesso del biglietto. Quindi sono responsabilità che vanno individuate prima del fatto, non dopo. Il locomotivo era in
testa. Chi andava avanti, chi dietro, chi frenava. Vincenzo, ma la galleria quanti lunga? Circa 3 chilometri, due. Senza sbocchi, senza aperture, era? No, c'è un condotto d'aria, certo. Un unico condotto d'aria. Si era pensato in principio di incenerire il cadavere perché non c'era posto nel cimitero di Baba. E poi comunque è stato ingrandito, poi alla fine hanno costruito una cappella, quindi non risulta più grande, però un paese di, che potevano essere forse 3.000-4.000 persone all'epoca. No, ospedali 500 persone in un attimo, penso che il posto non si trovi. Vincenzo è stato uno dei primi soccorritori, se non sbaglio. Sì. Addirittura forse è uno degli ultimi rimasti in vita, no? Sì. Leggo nel libro di Berneschi. Era il marzo del 1944. E un militare italiano, nome e cognome che mai sapremo, stava cercando di tornare a casa. 8 settembre 1943, era da quel giorno che ci stava provando. Questa storia qua incomincia... Da quando dopo l'annuncio del... 43, l'8 settembre. Noi eravamo in Jugoslavia. Io sono partito il 17 gennaio 42, destinazione Cividale, primo fanteria Ricca. Quei 2-3 mesi che sono stato a Cividale, riuscì a farmi vedere. Riuscì a fare il calzolaio, che lo faceva da prima. Quando fu il 25 luglio 43, stava dormendo la mattina, era un po' stanco, e venne una sorella mia. Dice che è finita la guerra, è stata Mussolini. Sì, è andata stato pure. E fece, a posto di 10-12 giorni, ne fece 15, che Battipaglia non ci poteva passare, tutto bombardato. Foggia altrettanto, là non si capiva niente. E ti dovevi presentare al comando tappa che ti dovevi mettere, visto arrivare il giorno dopo, visto partire il giorno dopo. Arrivai in Jugoslavia. Mi sembra che il 12-13 agosto 43, il 18-20 agosto siamo rientrati in Italia con tutta la divisione e abbiamo fatto 15 giorni quando mangiano, tranquillo. Si mangiava, si beveva, tranquillo. Però a destinazione nostra nessuno lo sapeva dove doveva andare. Il 7 mattina siamo partiti con la tradotta da Pestum e siamo arrivati verso le 7 la sera vicino a Roma a fare Sabina. Il 7 sera di settembre. Vado qua, vado là e ci hanno messo in marcia. E ci hanno fatto arrivare fino a vicino a Montemario. Là erano, allora erano tutte ville che abitavano i signori buoni, noi i signori ammalamenti. Questo che siamo arrivati là. Ci hanno fatto riposare e i vivi a secca erano finiti. E con i compagni
Andiamo a aprire, c'è uno squarcio, andiamo a aprire qualcosa lo squarcio. Andiamo lo squarcio. E annuncia l'armistizio. Che volevo comprare più. E volando. Vai in bocca al colonnello. Voleva fare la decimazione, che era una voce falsa. Tirava, già cominciamo in entrata, le compagnie, 10 persone per compagnia. Succede che la cosa risulta a verità. E ci fecero poi, verso la sera, ci fecero occupare quei locali là, quelle ville, però non dentro, da fuori. Stiamo stati l'8, a 6, 9, 10 e 11. Comunque, ci siamo 3-4 dalla stessa compagnia militare.